Un tempo lontano, divinità e demoni erano la stessa cosa. Gli umani, che temevano quegli esseri straordinari e terribili, li sigillarono nei remoti abissi della memoria. Questi demoni dei si chiamavano Shimma. Un giorno queste creature si risvegliarono e cominciarono a riunirsi nelle tenebre. Una notte gli Shimma tornarono a incontrare gli esseri umani. In mezzo a tutti loro c'era una ragazza solitaria dall'aria malinconica. Questa è la sua storia. Come Kyoto è l'antica capitale del Kansai, questa città, Kamakura, è l'antica capitale del Kanto. Non so bene perché, ma all'improvviso ho sentito il bisogno di rivedere questo luogo dove ho trascorso alcuni mesi quando ero bambina. Questa salita. Non posso sbagliarmi. Sì, era questa salita. È rimasta per tutto questo tempo in fondo ai miei pensieri. È uno strano ricordo che mi ha portata su questo pendio. Sono ripresa, mi sono ritrovata nel mio letto. È da allora che continuo a chiedermi se non sia stato solo un sogno. Ma se non è così, quassù dovrebbe esserci una casa. Riesci a vedermi?
È vetro. Ma questa stanza è come riempita di vetro. Quando ero piccola ho visto qualcosa di spaventoso. Probabilmente proprio in questo posto. Era uno cinema, vero? Sentivo che ti avrei trovata qui. Perché mi insegui? Perché sei un vampiro. Devo impedirti di succhiare il sangue agli uomini. Vedi, a me il sangue è indispensabile. Come a te sono indispensabili aria, acqua e cibo. E inoltre, io dono la vita eterna. Potrei donarla anche a te, Inigo, se soltanto tu lo volessi. Non osare. Come vuoi. Comunque, pensaci. Non ti piacerebbe? Piantala! Lo sai, ci sono delle persone alle quali non succede niente dopo il morso di un vampiro. Vivono come se niente fosse e poi un bel mattino all'improvviso si trovano trasformati. Fra voi esseri umani ce ne sono tanti della mia razza. Ah, certo, ce ne saranno moltissimi a causa tua. Sei insopportabile. A volte ho l'impressione che ce la metti tutta per non capire niente. È come se volessi continuare ad affermare di fare parte degli esseri umani. Io sono un essere umano. E va bene, Inigo, voglio mostrarti una cosa. Tanto la scorderai. Quelli che vedi lì sono i miei genitori e questa era la mia casa. Miu, la cena è pronta. Arrivo! Questa mattina a scuola il maestro ci ha detto di scrivere un tema sulle nostre famiglie. E io un po' mi vergognavo perché papà sta sempre in casa, mentre i papà delle mie amiche vanno fuori a lavorare. Non devi vergognarti. Papà ha un lavoro bellissimo e molto importante che consiste nel prendersi cura di questa casa che ha avuto in eredità dal nonno. Miu, cosa ti sei fatta al dito, eh? Sono stata beccata da Pippi, ma non è uscito sangue. Bene, meglio così. Senti, mamma. Cosa? Tu sei sicura che il papà mi voglia bene? Certo. Sia io che tuo padre ti vogliamo bene e pensiamo ogni giorno a quanto tu sia importante per noi. Diventare insegnante, mentre sia Amy che Ai vogliono diventare pittrici. Anche a me piace moltissimo dipingere. E so che anche a te piacciono i quadri. Pensi che potrò fare la pittrice quando sarò grande? No, non potrai. Perché? Se crescerai non potrai diventare niente. Così è stato deciso. Mamma? Non lo so. Hai preso un altro quadro? Sì, un altro. Ogni quadro porta con sé il concetto di bellezza eterna. Certo, anche a me piacciono i quadri, ma mi piace anche guardare il mare perché è sempre in movimento. Il mare è sempre diverso ogni istante in cui lo guardi. Mamma! Come mai sei arrivata tardi? Oh, ho guardato il mare. Quando c'è buio mi fa un po' paura, però mi attrae come se dovesse portarmi via. Miu. Scusa, non lo farò più. D'ora in poi tornerò dritta a casa. Caro, tu cosa pensi? È proprio come speravo. Adesso quanti anni ha la piccola? 13. Va bene. Quello era soltanto un sogno. Soltanto un sogno. Miu, dimenticatene. Devi dimenticarlo. Dimenticalo. Ma cosa è successo? C'è una ragazza svenuta in giardino. Ma chi è stato?
Cosa facciamo? Paura. Cosa facciamo? Sono un attaccamento, non lo so. Ci sarà un'aggressione, secondo te? È una cosa terribile. Di che classe è successo? Non lo so. Mio, tu sai cos'è successo? Sei sicura che non sai niente? Non so niente. Davvero, niente. Non hai più fame? No. Mio, ho saputo che oggi a scuola da te è avvenuto un incidente terribile. È vero, una ragazza si è sentita male. Hanno detto che era anemica. Quella ragazza è morta. Davvero? Sì, purtroppo. La conoscevi? Mi chiedo se la mamma abbia capito. Nessuno deve saperlo. La mia immagine si riflette nello specchio. Meno male. Ma ci sono momenti in cui voglio il sangue e non riesco a trattenermi. Ora basta. Prometto che non lo farò mai più. Ho deciso, non lo farò mai più. Il momento dovrebbe essere arrivato. Non si è ancora risvegliata? No. È giunto il tempo del cambio di generazione. No, non ancora. Non è ancora pronta. Mamma. Che succede? Sei agitato? Hai paura? Esseri umani. È uguale a quello degli altri. Se n'è andato? Sì. Caro, dobbiamo parlare di Mio. Ne parleremo più tardi. Cosa? Più tardi io posso aspettare. Per sempre. Caspita, hai un giardino davvero meraviglioso. Deve essere dura tenerlo in ordine. Cos'hai? Ti dà noia che sia venuto a trovarti senza avvisare? Ma no. Per fortuna. Vuoi entrare a prendere un tè? Aspetta. Prima c'è una cosa che vorrei chiederti. Che cosa? Tu ci hai mai pensato alla morte? Io ci penso molto. Ultimamente i giornali continuano a dire che potrebbe scoppiare una guerra terribile. E io non vorrei proprio morire. Ci sono ancora un sacco di cose che vorrei fare. Però noi non possiamo sapere quando moriremo. Nessuno può saperlo. Ti ho vista. Quel giorno. Sai quello che dicono? Dicono che i vampiri possono offrire la vita eterna alla persona alla quale succhiano il sangue. E chi non vorrebbe poter vivere per sempre? Akiko, ma che dici? E poi è molto romantico essere un vampiro. Smettila! Non fare così. Coraggio, succhia il mio sangue e donami la vita eterna. Basta, ti prego. Io sono un essere umano proprio come te. Non sono un vampiro. Miu, ti ho vista. Hai succhiato sangue. Ma... quella ragazza è morta. Ti prego, smettila. Akiko. Ah,
Mio, non farei sul serio. Ferma. Mamma, tu lo sapevi, vero? Tu sapevi tutto. Anche tu sei un vampiro, vero? È per questo che io... Tu sei un essere umano. Non è vero. Se non sono un vampiro, perché ho questa sete di sangue? Non so come liberarmene. Mamma, ma cosa... Coraggio, bevilo, mio. Bevilo, ma che sia l'ultima volta, perché sei un essere umano, ricordatelo. No, mamma, non voglio berlo. Mi spiace, ma devi. Altrimenti domani a scuola qualcun altro morirà. No! Mamma! Dov'è Akiko? L'ho mandata a casa. Non è vero! Questo è il sangue di Akiko! Tu hai ucciso Akiko! Confessalo! Mamma! Non voglio... Non voglio berlo! Allora? Non lo è. Non lo è ancora. È giunto il momento. Quale momento? Loro sono Shinma. Esattamente come noi. Shinma. Noi che una volta eravamo chiamati demoni dei, abbiamo ceduto questa terra agli esseri umani e abbiamo accettato di abitare nelle tenebre. Soltanto pochi di noi sono rimasti in superficie. Sono chiamati guardiani. E il loro compito consiste nel fare in modo che la nostra razza continui il proprio sonno. Mamma, cosa... Gli Shinma che sono rimasti in superficie. I guardiani, quelli che vegliano il sonno della nostra razza, siamo noi. I guardiani? Tu devi accettare il richiamo del tuo sangue ed ereditare l'incarico di guardiano. Questa notte, le tenebre e gli Shinma si radunano, mio. Ma cosa stai dicendo, mamma? Non capisco. Cosa significa? Questa notte sarai ufficialmente riconosciuta come Shinma. No, io non sono uno Shinma. Non ti è piaciuto il sangue di quella vergine? Non potrai mai dimenticare le sensazioni che hai provato e non potrai più farne a meno. La vostra stirpe non è immortale. Voi invecchiate e dopo la vecchiaia viene la morte. Perché siamo umani? Per questo ai guardiani serve un erede. Ti viene concesso un grande onore. In cambio del tuo servizio sarai libera dalle restrizioni che regolano la vita dei vampiri. Potrai donare l'eternità agli uomini. Voi non derubate gli uomini della vita. La donate agli uomini. Queste sono gli Shinma. No! Vieni a ricevere il mio battesimo. Vieni! Mamma! Non vorrai porre termine alla dinastia dei guardiani? Scappa presto! Mamma!
distruggerai! Devi scappare, Leo, corri! Perché mi hai aiutata? Perché sono tua madre. Sì, però... Mew, sei un essere umano e non voglio che tu sia trasformata in qualcosa di diverso. È inutile, l'acqua non placa la mia sete. Non spegni questa arsura. Ti prego, aiutami. Mew, io ti proteggerò, ma voglio che tu mi prometta di non succhiare mai più sangue. Io vorrei tanto non farlo più. Ma... un momento, forse... Ma sì, certo! Saranno gli uomini a chiedermelo! Tutti gli uomini desiderano la vita eterna! Mew, ricordi quello che hai detto a proposito del mare? Ti piace guardarlo proprio perché la sua bellezza non è immutabile. Così come quella degli uomini. Invecchiano, muoiono. La vita è meravigliosa perché esiste la morte. Tempo fa, io ho fatto dono della vita eterna alla persona di cui ero innamorata. Intendi papà? Sì. Mew, noi stesse non vivremo per sempre. Noi siamo destinate a morire. Ma tuo padre invece non conoscerà mai la morte. Eppure non ha più voglia di vivere. Non c'è più nulla che gli interessi. Lo hai visto anche tu, Mew. Passa tutte le sue giornate senza fare niente. Ha quasi smesso di parlare, di pensare. E io, che lo amo con tutto il cuore, soffro terribilmente per lo sbaglio che ho commesso. Vogliamo dare la felicità. Invece doniamo solo dolore e disperazione. Mamma, io ti libererò dal tuo destino anche a costo di pagare con la mia stessa vita. Non ti preoccupare, io ti difenderò in tutti i modi. Io voglio che mia figlia possa scegliere la vita che desidera. Ecco. Mio padre e mia madre non sono morti. Le loro vite sono state sigillate. Io potrò sciogliere il sigillo soltanto a una condizione. Dovrò riportare indietro tutti gli Shimma che sono riusciti ad abbandonare le tenebre, approfittando del tentativo di fuga mio e di mia madre. Non sarà un'impresa facile, ed è per questo che il mio tempo è stato fermato. Così porterò a termine il mio compito, anche se dovessi metterci secoli. Ma tu lo sai bene. Quando sarai riuscita a compiere la tua impresa, dovrai prendere il loro posto come guardiano. Non ha la minima importanza. Voglio solo dire una cosa alla mia mamma. Cosa? Mew!
Miyu! Ma cosa ho fatto fino a questo momento? Inseguivo un ricordo, o forse un sogno. Ma se non era un sogno, quassù dovrebbe esserci una casa. Lo sapevo. Ci sono delle persone alle quali non succede niente dopo il morso di un vampiro. Vivono come se niente fosse, e poi un bel mattino... Chi c'è? No, mi sbagliavo. Quella volta non sono fuggita. Mi sono voltata e... Miyu. Era Miyu. Anche allora c'era lei. E aveva lo stesso aspetto. Ha 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 ha!